Ciao a tutti, oggi siamo nella vacanza dei cagnolini. Andiamo in vacanza a lavorare con i nonni. Cosa fai adesso? Ora lavoro nel treno mentre vado dai nonni. Ma tu sei in viaggio adesso? E il mio papà... Dove sono i tuoi cagnolini? Non li vedo. Eccoli, lui è piccolissimo. Perché è piccolissimo ed è molto pelosissimo. Come si chiama? Si chiama... Vediamo cosa c'è scritto sul collare. Fifi. Fifi. E lei si chiama una di mini. Che altro c'è qui dentro? Ci sono tante cose per nuotare. E stavolta, oggi, sono io e la mamma che pettino. Le mettono dei fiocchetti ed è molto... e le piace tanto. È molto graziosa con i fiocchetti. Sì, e lei mi piace tanto i fiocchetti. È bellissima. Mi piacciono tanto i fiocchetti. Wow, quanto è carina con i fiocchetti. E ora gli do un po' da mangiare. Hai anche da mangiare lì dentro? Sì. La ciotola. E ora gli metto un po' di crocchetti di latte. Vediamo. Sì. Nom nom nom. Che buono. Buono. È buono? Sì. Ma scusa, non eri in treno tu? No, perché sei arrivata? Sì, e questo è un giardino per buttarsi per i cani e anche io. Forse i cani devono fare il giretto nel mio giardino, perché questo è un giardino per buttarsi anche con me, perché loro sono i cani e loro mi chiamano... Ha fatto la puzzetta! Ancora! Guarda che cosa qui! Ecco, da mangiare per lui. La mia cane femmina ha già mangiato. Lo sai, mi ero sognata di sentire il mio cane, questo cane. Te lo sei sognato? Sì, che faceva sempre così, però con il dito sbagliato. Con il dito sbagliato. E li cadevano sempre. Fame. Oh, l'ha fatta. Ancora. Oh, mamma mia, cosa è successo a Fifi? A lei lì è venuto un di testa. Oh, togliegli i fiocchettini. Forse gli fanno male i fiocchetti. Sì. Gli è passato ora? Allora è meglio portarla dal veterinario. Ero io, perché non c'è un veterinario. Mettiamolo. Lascio quello per l'altro cane, perché non viene nessun ladro. Dottoressa, sì. C'è la mia cagnolina che sta molto male. Mamma, sì, va bene, allora la può visitare? Sì, posso. Eccola qui. Bene, con tua. Oh, è solo un po' di malattia.
cuore. È molto grave, dottoressa? No. Wow. Com'è il cuore? Un po' male. Un po' male? Che ha di male? Ha una febbre così un po' alta. E di ora gli faccio la puntura. Oh mamma mia, la puntura! Ma questa è solo la puntura. Non gli fa male? No, perché è fatta di medicina di dove mamma non ha i miei compiti. Però lo guarda. In testa? Sì. Vedi? È solo... Non l'ha fatto male? No, perché lo vedi? E per oggi ti do una bella cosa. Un cerotto? Un cerotto che detto che gli ha fatto un po' male. Che cos'è quello, dottoressa? È solo una cosa per la bocca. È una cosa che dice... Che è triste perché ha la febbre. È un termometro allora? Sì. Vediamo un po'. Sì. Lo vedi? Sei un po' abbassato. Oh, bene. Tutto merito di essere rotto. Sì. È tutto a posto allora, dottoressa, sì, adesso? Sì, è tutto a posto della mia cagnolina. Posso riportarla a casa? No, perché sono io la mamma. Ma tu non eri la dottoressa? No. Perché tu stai facendo il video. Ma veramente l'ho portata io quella cagnolina qui? No, io. Va bene, allora mi sono sbagliata. Sai, assomigliavi molto alla dottoressa. No, ero una dottoressa mamma. Ecco tutto spiegato. Grazie mille, dottoressa mamma. Non deve fare di nuovo la visita. Ma si può fare anche una cosa durante il viaggio. Dai, basta piccola, ritorna dentro. Si torna a casa. Ecco fatto. Pronti per il viaggio? Aiuto!